chiedono tanti e tante persone. Direttamente di 17 anni e mezzo, cioè io avevo 17 anni e mezzo, stiamo parlando di 20 anni fa, sono andata a fare un provino. In questo provino, pensa che direttamente quando io ero là, c'era il regista che mi ha visto. Però io non ero in una veste normale, tranquilla. In finale io ero quel giorno incazzato perché c'era molta confusione. Poi inoltre ero con una magliettina messa qua, bella alzata, e con una sigaretta così. Appena mi ha visto il regista, direttamente mi ha chiamato. Pensa che c'era una accanto a me che quando il regista ha detto tu vieni qua, quello ha detto chi io? Dice no, lui. E sono andato. Però è preciso che direttamente... Preciso che quando il regista mi ha chiamato, siccome io sapevo che era un film di delinquente, e di tale mi sono presentato, però nella realtà e nella vita non sono mai stato né in galera e mai fatto del male. Va bene, Alfredo. Allora, tu sei qui a Catania per girare un film? Sì, sono stato contattato da voi, da te, da Laila e da Chicco, stiamo girando un film a Amori Amari, con un bel casting, una bella storia, e io, come si vuol dire, dato che c'ho questo viso che è da cattivo, che cosa posso fare? Un film il cattivo. Ma so anche che hai dei progetti futuri. Allora, noi stiamo lavorando su una bella sceneggiatura, stiamo lavorando su Ragazzi fuori 20 anni dopo, il sequel di quel film che ha incassato tanto, è stato visto da tante e tante persone. L'idea è venuta perché molte persone dicevano ma ogni volta che ci vedono, ma che fine hanno fatto questi ragazzi? Che fine hanno fatto questi ragazzi? Ho scritto una sceneggiatura e da 4 anni che io ci lavoro e finalmente quest'anno si vedranno i risultati. Vedremo i ragazzi che in quegli anni hanno spaccato il cinema italiano, li rivedremo 20 anni dopo con storie molto belle e molto toste. E pensa che molte persone che hanno dei dubbi, hanno dei punti interrogativi di Ragazzi fuori, finalmente si leveranno questo dubbio. Ho capito, però il pubblico di casa deve sapere anche che tu ti occupi di un atto di solidarietà per quanto riguarda la fibrosi cistica. Allora, io sono un papà, ho 3 figli, voglio bene molto ai miei figli, ho una moglie splendida, e ho abbracciato, siccome io ho prodotto un film dal titolo I Piccioli, un film comico dove si vedono tanti e tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ne cito qualcuno come Tony Sparandeo, Patrick Gullo, la figlia di Ornella Muti, tanti amici che saluto, è un film direttamente che fa ridere i bambini. Essendo che io sono papà, ho conosciuto e ho direttamente conosciuto questa famiglia di cui c'è una bambina che è affetta da fibrosi cistica. Essendo papà, ho deciso direttamente di abbracciare questa motivazione e aiutare e sostenere tutti questi bambini. Chi vuole sostenere, perché io con questo film giro tutti i comuni, c'è un sito che è www.assonorecinematografica.com. C'è una cosa spettacolare, aiutare e sostenere questi bambini. Io sto coinvolgendo molto le scuole perché il film, essendo che è comico, i bambini che vanno a vedere questo film con un sorriso faranno sorridere anche altri bambini. E pregherei la regia direttamente anche di far vedere uno spezzone. Certo. Magari questo dopo. Scusami. Io adesso mi godo a Alfredo, mi faccio delle belle chiacchierate con Alfredo e ti restituisco la parola. Sono tutte storie da giù. Gente, speravo i ricordi di te e mi facevo cullare immobile. Lasciami sognare, lasciami dimenticare, lasciami ricominciare a camminare. We'll be right back.
pensarci mi gelo.